Salve amici, Rino Scorpione. Quest'oggi ho questo Petrus Pacific 2002 RE dell'amico Daniele in provincia di Milano. Insieme a questa radio mi manda una Superstar 2004, il quale devo togliere il finale di trasmissione e metterlo su questa radio qua, in quanto questa monta, o meglio è stato installato un finale che non è quello che chiede questa radio qui. In più mi chiede di risolvere una anomalia sull'effetto eco riguardo appunto la partenza dell'eco, perché questa tipologia di radio, anzi voglio dire che questa è la gemella della Eco Major 200, per cui come o chi conosce questa tipologia di radio, come sappiamo, l'eco parte con un lieve ritardo iniziale nell'aggancio appunto dello stesso effetto, per cui questo non succede su questa radio e quindi va risolto questa anomalia. In più fare un parlascolto, un controllo generale, eventuali migliorie su modulazione, insomma, o anche allineamenti in generale, per cui io non so come va. La provo subito e vediamo il da farsi. Radio collegata, accendiamo. Display funziona, facciamo qualche prova. Portante, potenza alta, DX, CB, sì, ok. Filtro funziona, in AM, fine corso perfettamente al centro. Dunque, è fuori frequenza. Oh, 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 oh. Hola, prova. Circa i 10 watt, oh, modulazione. È modulazione quasi inesistente. Bassa potenza, cambiamo scala, circa i 2 watt, ola, sento, oh, c'è un ritorno sull'eco. Allora, media, 4 watt e mezzo, ola, però la modulazione è molto scarsa. Quando rilascio si sente, oh, ola, si sente un ritorno sulla cassa, quindi voglio provare in banda, vediamo come va, ma sicuramente è spostato. USB, radio attenuata, questa l'attenuiamo da qua, fine corso perfettamente al centro. Ola, 1, 2, togliamo l'eco. Ho notato adesso che sta con l'eco. Allora, mi si è tirato. Ho sbagliato manopola. Mannaggia, un attimino. Ecco. Quando tiro l'eco si sente un sibilio sulla cassa. Quando stacco, ecco, e va via. Quindi ci sarà qualcosa da controllare sull'eco. In ogni caso facciamo la prova in USB. 1, 2, 3, 1, 2, 3. È fuori. Sì, è fuori, quindi in tutte le emissioni farò un allineamento. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sì, riceve e trasmette fuori. Ola, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Radio aperta, non si presenta molto male, però vedo dei segni di stagnatura, insomma, dei ritocchi, qualcosa. Per cui la radio nel corso degli anni sicuramente ha avuto qualche controllo. Tutto sommato è in buono stato. Per cui la prima cosa che faccio è mettere il finale 1969. Finale messo, 1969, recuperato dalla radio che mi ha fornito sempre l'amico Daniele. Ora noto che sulla scheda eco, solitamente su questa tipologia, viene installato qua un transistor con una resistenza che provvede a fare un lieve ritardo appunto sull'effetto eco. E qui non c'è, quindi i segni evidenti che si vedono sicuramente perché è stato abolito, quindi cercherò di capire che tipologia di transistor sia e fare questo effetto. Riguardo la problematica invece inerente al fatto che quando si accende e si parla con l'eco inserito, ola, e quando si rilascia il microfono, ola, ecco, c'è questo ritorno che resta, in più questo rumore di fondo molto fastidioso anche a volume a zero volume, perché poi spegne, quindi ecco, a zero volume c'è questo fastidioso sibilio che secondo me è sempre generato dall'effetto eco, il quale manca il transistor poc'anzi nominato, insomma, nel video precedente. Quindi secondo me, mettendo il sistema qua che fa il ritardo sull'effetto eco, dovrei risolvere anche questo problema.
risolto il problema sul ritardo dell'eco e ho dovuto mettere un transistor equivalente, un 422, in quanto quello originale non si trova più, quindi c'è una leggera diversità, ma tutto sommato il ritardo viene gestito. Ho fatto un parlascolto, ho eseguito il ritardo sulla partenza dell'eco, ho migliorato la modulazione in AM FM, ho fatto l'allineamento in tutte le emissioni, sostituito il finale 1969 perché ce ne stava uno che non era quello che vuole questa radio, e migliorato la potenza in SSB e in FM, ho fatto un controllo generale. Dunque, i lavori eseguiti sono stati già descritti, per cui sentite il ritardo della partenza dell'eco, spero che si senta. Alziamo qua il volume nuovamente. Ora 1, 2, 3. Vabbè, possiamo spegnerla. Frequenza ok, spettro pulito. 1, 2, 3, prova, ola. Modulazione adesso, ola. Molto, molto grintosa, ola. Prova radio, ola. Sono in potenza media, ola. Per cui, potenza bassa, partenza 2 watt, potenza alta, 10 watt. Qua sappiamo che questa tipologia di radio tira in picco negativo, ma è normale, è una caratteristica sua, quindi andiamo avanti, fine corso perfettamente al centro, ci spostiamo in uniformo Sierra Bravo, attenuiamo la radio, accendiamo l'HF, già pronta e preparata, e facciamo la prova in SSB. 1, 2, 3, prova. Ovviamente devo spegnere l'eco, se no non si capisce molto. 1, 2, 3, prova, eccola qua, sembra di essere anche in AM, tanto che è precisa, quindi vediamo come riceve. 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova. Alziamo un po' più di volume. 1, 2, 3, prova, effetto banda, come giusto che sia. 1, 2, 3, 1, 2, 3. E ci siamo. Ci spostiamo in Lima, Sierra Bravo. Lima, Sierra Bravo, medesima prova. 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova. Tutto Roger, tutto positivo. Ola, ola, migliorata la potenza, ola. Cambiamo scala. Ola. Circa i 20 watt fischio, ola, tutto Roger, tutto positivo, ola. Vediamo come riceve. Positivo, tutto positivo, 1, 2, 3, prova, ecco qua Daniele, la tua bella radio Petrus Pacific 2002, sistemata in ogni sua parte. E questo è il tutto, Rino Scorpione vi abbraccia e saluta.